Antonella Clerici, rivelazione intima, capita che la vita scelga per te. The Voice Senior, la conduttrice ammette di essere legata ai partecipanti e svela cosa ha imparato da loro. Non solo canzoni, ma anche storie. The Voice Senior è tutto questo, un romanzo in cui le pagine si girano a ritmo di musica, svelando la vita che rende la trama a volte avvincente e a volte commovente. Pronta per tornate al timone del talent del venerdì sera di Rai 1, che partirà precisamente il 16 febbraio, Antonella Clerici ha raccontato sulle pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni che i partecipanti le hanno lasciato il loro talento e la loro esperienza di vita. Sono artisti veri e confermano quel che dicono i coach, ci sono concorrenti che meriterebbero di stare seduti al posto loro. Ha poi proseguito entrando nel dettaglio con una confessione intima. Capita che la vita scelga per te e incida sulla tua carriera e il tuo successo. Ha raccontato però di non aver mai visto acredine nei concorrenti di The Voice, magari un pochino di rimpianto, ma la musica sa fare compagnia per tutta la vita. Mi incavolo quando viene sottovalutato il ruolo di conduttore, la dichiarazione di Antonella Clerici. Al timone di The Voice Senior, che proporrà tre novità nell'edizione in partenza il 16 febbraio, e protagonista tutti i giorni di Rai 1 con È sempre mezzogiorno, la conduttrice ha raccontato di non amare i tuttologi, sono contraria al voler fare tutto. Ha poi raccontato che spesso pensa di dedicarsi ad altro rispetto alla conduzione ma si rende conto poi che nella vita è giusto fare quello per il quale si è portati. Mi incavolo quando viene sottovalutato il ruolo di conduttore, quando si pensa che chiunque sia in grado di farlo ha raccontato. Non ha voluto fare però i nomi la nota conduttrice che ha svelato che la canzone che la lega alla figlia è Dancing Queen degli ABBA. La conduttrice di The Voice rivela, ascolto la musica quando sono su di morale. Ha raccontato di amare la musica, Antonella Clerici, pronta per la nuova edizione del talent di Rai 1, ma di non ascoltarla nei momenti bui. Quando è giù di morale spegne la musica e accende la TV, non ama accompagnare la malinconia e i ricordi con canzoni tristi. Io ascolto musica quando sono su di morale e ha raccontato, sottolineando. Una canzone mi dà piuttosto conforto al contrario, l'ascolto quando devo caricarmi, quando mi serve energia, e allora scelgo pezzi come Strong Enough di Cher.